Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura avete visto la copertina dedicata alla processione, la fiaccolata e anche la veglia di letture e di esperienze che c'è stata venerdì scorso primo aprile sul tema del carcere. Non per niente la fiaccolata è partita dalla parrocchia di Santa Franca che si trova proprio nel quartiere eh, del carcere e poi si è snodata questa processione molto frequentata. Erano tantissime le persone presenti questo segno che eh, davvero questo anno di riflessione eh, sulle opere di misericordia e anche un po' sulle periferie che Papa Francesco tanto ci invita a tenere in considerazione ha fatto effetto, quindi eh, siamo contenti ecco, del risultato eh, di questa serata. Che l'attenzione eh, sia stata colta appunto anche dalle persone della nostra città e della nostra diocesi. E proprio Sull'onda delle opere di misericordia iniziamo eh, questa trasmissione con il primo servizio di approfondimento. Come sapete, in questo anno eh, cerchiamo mensilmente di andare più a fondo di una delle tante opere di misericordia. Lo facciamo sempre con l'aiuto di Padre Arminio Antonello, che ci ha accompagnato fino a qui, e sarà ancora per i prossimi mesi. In questo caso, ne abbiamo approfondita una che forse tocca un po' la vita di tutti noi, e che è sopportare pazientemente le persone moleste. Una delle opere di misericordia spirituale è quella di sopportare pazientemente le persone moleste. Chi sia una persona molesta non è facile da definire perché dipende dal nostro grado di sopportazione. Tante sono le molestie che noi viviamo nella vita, molte le subiamo, qualcuna la diamo, allora forse occorre molte volte fare anche la tara sulla molestia. Ma chi sono normalmente le persone moleste? Sono quelle persone che ci danno un po' di fastidio, che ci irritano e talvolta ci sono delle persone che veramente sono un poco insopportabili, diciamo, perché eh, ins sono insistenti, alcune sono anche ossessive, qualche d'uno ci butta addosso dei pesi che dovrebbero portare loro. E sono piccole molestie quotidiane che si vivono anche in famiglia oppure con i vicini di casa, a volte basta anche poco per sentirsi così infastiditi, come per esempio, non so le cose messe in disordine. Eh, oppure qualcuno che quando tu stai attraversando la strada eh, ti, ti, ti porta via il, il posto, insomma tutte le cose che in qualche modo creano un, un certo disordine rispetto a quell'armonia che noi abbiamo in mente. Ebbene di fronte a queste, queste situazioni eh, che cosa è che si può fare? Beh la prima cosa credo sia quella di... Eh, resistere a quelle reazioni immediate che uno può avere, eh, in qualche modo tamponare questa, queste emozioni che, reattive che uno prova di fronte a una persona eh, così. Eh, poi, eh, oltre a questo, credo che sia molto importante anche essere attenti a capire che non, non bisogna sempre subire le persone che ci molestano, e occorre anche qualche volta forse avere quell'equilibrio che ci permette di prendere delle distanze, di fare capire magari con un atteggiamento, con uno sguardo, che non è questo il modo di comportarsi, se poi c'è anche un po' di confidenza si può anche dialogare con loro e, e dire loro che certe situazioni non, non vanno bene. Anche perché una correzione fraterna, eh, ma anche con persone che eh, magari eh, ci sono vicine, credo che sia anche importante. Eh, ecco, però per quanto si faccia c'è sempre un residuo, c'è sempre, cioè, eh, si, ci sono sempre situazioni che non si riescono a controllare. Allora qui occorre anche educarsi educarsi a quella che è una legge che San Paolo dice essere la legge di Cristo che dice di portare gli uni i pesi degli altri. Ecco, questo ambito è un ambito un poco spirituale, ma che è importante. E come si fa a fare questo? Ma io credo che una cosa importante sia quella di entrare dentro di noi e esaminare come anche noi molte volte diamo fastidio agli altri. Allora, quando ci accorgiamo di questo, forse abbiamo anche una carta vincente per poter dire a noi stessi: va bene, anch'io do fastidio agli altri, quindi posso anche portare con pazienza quel fastidio che gli altri mi danno. Quindi, c'è una chiave un poco spirituale che, che ci può aiutare. E direi che da questo punto di vista allora uno può partecipare in qualche modo anche a quella sofferenza che Cristo ha patito. Cristo davvero ha sofferto la molestia anche dei suoi discepoli. Non erano sempre simpatici, non erano sempre all'altezza, anzi molte volte ha dovuto avere una grande pazienza. Ecco, la pazienza è la virtù dei forti, è la virtù di coloro che non reagiscono, si piegano per potersi così flessibilmente rialzare. E non è facile questo, soprattutto in una società dove eh, l'immediatezza è una di quelle eh, condizioni che ci vengono sempre richieste. Dobbiamo sempre essere all'altezza, dobbiamo essere sempre capaci di eh, dare una prestazione una prestazione veloce, pronta. Ecco, la virtù della pazienza direi è in controtendenza rispetto alla nostra cultura e in questo manifesta una fortezza che è così inusuale, ma che manifesta anche la nostra grandezza d'animo e la nostra fortezza interiore. Ormai da qualche anno nella nostra diocesi in primavera si tiene l'incontro, una giornata di, anche di festa, tra i cresimandi o cresimati, comunque insomma i ragazzi che sono nell'anno in cui riceveranno o hanno appena ricevuto la cresima e il nostro vescovo. Una giornata per far sentire loro che cosa vuol dire essere parte di una comunità più grande della diocesi, per cui è forse il primo momento in cui vivono un momento di questo genere, che è forse anche un po' l'ingresso in quello che... È sarà poi il mondo giovanile fatto di veglie, di giornate mondiali, quindi in cui respireranno più volte magari nell'arco di un anno pastorale il far parte di un tessuto diocesano, quindi insieme ad altri portare avanti lo stesso percorso. Forse per questi ragazzi della Cresima è un po' il primo momento, per questo che è così importante, è sempre anche tanto frequentato, sono centinaia i ragazzi che provengono dalle parrocchie di tutta la diocesi quest'anno l'incontro si svolgerà nella bellissima abbazia di Chiaravalle della Colomba, in incontro con il vescovo Gianni ci facciamo spiegare tutto dal direttore dell'ufficio catechistico don Paolo Mascilongo. Domenica 17 aprile, come ormai di consueto, i cresimandi della diocesi sono invitati al loro incontro annuale con il vescovo. Sono ormai alcuni anni che gli uffici pastorali, in particolare l'ufficio catechistico, preparano questo incontro e offrono a tutti i cresimandi, cioè a tutti i ragazzi che o hanno già ricevuto la cresima quest'anno o la riceveranno durante l'anno, questo loro incontro con le loro comunità parrocchiali, con i loro catechisti, insieme al Vescovo. È un momento di festa soprattutto, c'è un'accoglienza, c'è l'ascolto della parola di Dio, ma è proprio uno stare insieme gioioso, abbiamo visto negli anni scorsi Uh, già solo il radunarsi di centinaia, uh, abbiamo raggiunto quasi il migliaio negli anni scorsi: centinaia di ragazzi tutti insieme crea un clima uh, di festa, anche un po' di confusione, ma di una festa gioiosa che fa bene ai ragazzi. Mm, I nostri Cresimandi sono ragazzi di prima, seconda o terza media, di solito nelle nostre parrocchie. Non sono abituati a trovarsi gioiosamente con tanti altri coetanei, e invece, questa è proprio una bella occasione per loro. Quindi il Vescovo chiede tutti gli anni di preparare questo momento e come uffici noi lo prepariamo. Quest'anno c'è un'occasione in più che è data dall'anno del giubilare, del Giubileo della Misericordia, per cui. Il tema eh, preso, diciamo, aiuta a vivere questo, questo, questo tema della misericordia, ma soprattutto il luogo. Abbiamo scelto una chiesa giubilare, Chiaravalle della Colomba. La basilica è una delle basiliche diocesane, dove si può eh, ricevere l'indulgenza legata alla Porta Santa. E anche il gesto principale quest'anno dell'incontro dell sarà proprio il passaggio della Porta Santa. La festa inizierà all'aperto, nei chiostri della Basilica, con i, primi, con i canti, con l'ascolto di una testimonianza, poi faremo proprio un cammino, una piccola processione attorno alla parte esterna della Basilica per entrare tutti insieme in maniera ordinata nella Porta Santa. e Lì ci sarà anche un gesto, i giovani lasceranno, i ragazzi i cresimandi lasceranno un segno e riceveranno un altro segno che è un piccolo braccialetto che abbiamo preparato per tutti, uh, il gesto legato al Vangelo scelto, che è il Vangelo dei Dieci Lebrosi, che dà anche poi il titolo Ricchi di grazie a tutto il, a tutto il gesto, a tutto il momento di incontro. Uh, questo tema è stato scelto appunto per l'anno giubilare anche come tema legato alla giornata vocazionale, perché il 17 aprile è anche la giornata mondiale per le vocazioni, e anche l'Ufficio Vocazioni aiuta e ci uh, ha collaborato a preparare questo gesto insieme. Quindi, diciamo, un, molta ricchezza quest'anno in questo incontro dei Cresimandi. Uh, ricchi di grazie vuol proprio dire uh, cercare di far capire ai ragazzi l'importanza di tutto quello che stanno ricevendo, che hanno ricevuto dalla vita e anche l'importanza della Tresima come dono per la loro vita e per la loro vita cristiana. Il brano di Vangelo, è di, quello dei dieci lebrosi, è molto significativo, raccontato nel Vangelo di Luca: uh, dice Luca che Gesù guarì dieci persone malate di lebbra, ma solo uno tornò a ringraziare e quindi diciamo questo tema del ringraziare, del riconoscere la misericordia di Dio sulla propria vita, come ha fatto questo uomo leboso guarito da Gesù, è un po' quello che vogliamo passare ai ragazzi quest'anno nell'anno della misericordia e nel loro anno della cresima. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Giuseppe Basini. Siamo giunti alla terza domenica di Pasqua, la Chiesa ci dona una pagina bellissima del Vangelo di Giovanni, siamo giunti al capitolo 21 e come sempre questo Vangelo ci regala delle immagini molto belle dentro le quali possiamo cogliere un significato per la nostra vita, un significato che va nell'ordine della testimonianza del risorto oggi. Come ricordiamo, domenica scorsa abbiamo contemplato il momento in cui Gesù, manifestandosi ai discepoli, ha donato loro la missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ora ci troviamo sulle rive del mare di Tiberiade e Giovanni colloca qui, eh, dove c'è stato l'inizio eh, dell'esperienza dei discepoli con Gesù nei tre anni della sua vita pubblica, il eh, dopo l'evento della Pasqua. E eh, si trovano qui sette discepoli che eh, cercano così di portare avanti quello che è stato l'invito fatto loro di essere missionari eh, della presenza buona del risorto nel mondo. E qual è il, il rischio? Il rischio che questa missione eh, venga portata avanti eh, nella solitudine, ecco l'invito che Pietro fa, anche agli altri. Io vado a pescare e gli altri discepoli lo seguono e nella notte non presero nulla perché dentro questa immagine della notte è l'assenza della luce del risorto, l'assenza della sua voce, della sua presenza. È una sterilità, una missione che non riesce a portare frutto proprio perché vissuta unicamente sulle proprie forze. Nel invito invece che viene poi raccolto da parte dei discepoli di gettare la rete nuovamente, Proprio in obbedienza alla parola, questa esperienza della pesca prodigiosa, eh, questa moltitudine che viene raccolta perché questa è la finalità della missione della comunità dei credenti, di ogni discepolo, di regalare la vita agli uomini, di essere occasione di umanizzazione, questo è il Vangelo, questo è l'impegno della comunità dei credenti. Quindi dentro questa immagine dei pesci... Di questa abbondanza riconosciamo una vita ritrovata e nel simbolo del mare che è il simbolo della morte. Quindi, il compito è quello di tirare fuori, di aiutare a vivere. Ecco quindi la missione della Chiesa, la missione di ogni discepolo. E potremmo dire, dentro questo segno, il discepolo amato riconosce la presenza del risorto, è il Signore e lo indica anche a Pietro, eh, il quale. Si getta nel mare, come dire, in questo servizio a favore di tutta l'umanità. Questo è il cuore della missione. Ma come riconoscere il risorto ancora oggi? Una parola ci viene regalata da questo Vangelo: Il risorto chiama i Suoi discepoli e offre del pane e del pesce. È proprio nel segno della dedizione, nel segno dello spezzare questo pane e questo pesce, che richiama il segno della moltiplicazione dei pani che Gesù aveva compiuto nella sua vita terrena, che a tutti è dato di eh, riconoscere la sua presenza. Quindi potremmo dire qual è la missione della Chiesa, regalare la vita a ogni uomo, come conoscere e come riconoscere il, il risorto oggi nel segno della dedizione, nel segno dell'amore. E proprio per questo si conclude il Vangelo in questo dialogo bellissimo tra Pietro e eh, il risorto. Il quale Pietro è invitato a entrare in un amore più grande di lui, non ce la fa di fronte a questa triplice domanda che vuole guarire il rinnegamento di Pietro: Simone di Giovanni, tu mi ami? Ecco, Pietro riesce a dire: Signore, tu lo sai, io ti voglio bene. Bene, parte da lì. Il risorto si accontenta del bene di Pietro e si accontenta del nostro bene per entrare ancora una volta nella sequela. Questa è la parola seguimi che chiude il Vangelo così come lo aveva aperto. Questo è il compito anche nostro, di coloro che desiderano ancora oggi vivere alla luce del risorto, seguirlo e testimoniarlo nei segni della dedizione, dell'amore che si dona. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi per una Santa Domenica e per una settimana vissuta alla luce del Cristo risorto. Ed ora siamo al nostro appuntamento mensile con lo scambio di libri Book Crossing con Donata Orac e i suoi studenti del Liceo Gioia. A volte si chiede eh, qual è il tuo scrittore preferito e ho sempre trovato la domanda anche un po' stupida perché non si possono fare delle classifiche. E quello che forse può succedere nella vita, perlomeno che a me è successo, è che uno scrittore diventi una sorta di alter ego. Che crei un mondo dentro il quale si vive e quindi ci sono pochi magari rari autori che seguiamo passo passo questo per me è il caso di oran pamuk oran pamuk va bene non ha bisogno della mia presentazione è premio nobel del 2006 il più famoso il più importante scrittore turco contemporaneo Um, però io da quando l'ho incontrato leggendo molti anni fa ormai uh, Neve, il primo romanzo che ho letto, da quel momento in poi direi che ho letto ogni riga che ha scritto e lo seguo sempre, quindi evidentemente è forse uno scrittore che tocca qualche corda ehm, che, che mi riguarda. E quindi mi sento oggi di eh, consigliare per la lettura eh, l'ultimo suo romanzo tradotto in italiano, La stranezza che ho nella testa, uscito nel 2015. È un romanzo importante, abbastanza lungo, scritto in un modo particolare, cioè scritto a più voci. Eh, la voce del protagonista e la voce narrante, che dovrebbe essere quella dello scrittore, a un certo punto si fondono. Il narratore è spesso rappresentato e presentato non con il suo nome come gli altri, gli le altre voci narranti, ma con questa immagine che troviamo in copertina. È un'immagine per noi un po' inconsueta, probabilmente, ma molto più familiare a chi vive a Istanbul. È l'immagine di un venditore ambulante, un venditore di yogurt e di, bo e di boza. E quindi um, è la storia di un uomo che ci conduce nelle strade di Istanbul proprio passando per i vicoli più stretti eh, eh, partendo dai quartieri più poveri, da una situazione veramente marginale. La storia, come è narrata appunto in prima persona da tutti questi personaggi che sono tanti e come cade spesso nei libri di Pamuk, c'è una certa complessità nel seguirli, tant'è che all'inizio del romanzo viene Uh, presentata la genealogia delle due famiglie principali, in modo che il lettore non si perda uh, tra tutti questi nomi, questi personaggi. Poi in realtà è il nostro protagonista che ci accompagna piano piano nella conoscenza di tutte queste persone. Lo incontriamo ragazzo. Il romanzo eh, si snoda a partire da una vicenda molto particolare, che è il rapimento di una ragazza. Eh, ci sono i matrimoni combinati nella società turca, anche contemporanea, e, però eh, spesso le ragazze fanno di tutto per sottrarsi a questo destino già scritto. Ci sono tre sorelle e di queste tre sorelle solo la maggiore sposerà eh, regolarmente quello che è stato scelto dal padre. Le altre due sorelle, entrambe saranno rapite, organizzano il loro rapimento. Il problema e anche la stranezza di, di, della, della vicenda è che eh, questo ragazzo, questo giovane Mevlut si innamora perdutamente di una delle due sorelle e le scrive delle lettere che farebbero innamorare chiunque e per anni, per tre anni continua a scriverle, finalmente organizza il rapimento ma quando eh, si ritrova la ragazza sul furgoncino eh, la intravede sotto il velo e si accorge che ha sbagliato sorella. E quindi tutto nasce da un grande errore, se vogliamo. E ha sbagliato, eh, donna per anni ha scritto a una ragazza pensando che fosse la sorella, perché eh, semplicemente ha scambiato i nomi. E però di fronte a questo episodio così strano iniziale, noi incontriamo un uomo che è capace di andare completamente incontro al suo destino, con eh, un po' di fatalismo, ma anche una capacità di... Di accettazione, di trarre il meglio dalla vita. Per cui è un uomo che Sarà veramente molto felice vicino a questa donna che non ha scelto, che quasi il caso ehm, gli ha eh, offerto, gli ha fatto incontrare. E il suo matrimonio sarà un matrimonio molto felice, avranno delle figlie, poi lui resterà vedovo, riuscirà comunque a sposare la, la prima ragazza, quella di cui era innamorato, che nel frattempo sarà a sua volta rapita da quello che è un, su uno dei suoi migliori amici. La vicenda si snoda poi nella grande città. Istanbul, che attraverso le vicende della vita di Mevlut eh, passa da 3 milioni a 13 milioni di abitanti, diventa una grandissima metropoli, si trasforma grazie a queste progressive occupazioni. Questa povera gente dalle campagne arriva nella grande città, occupa il terreno e in un modo spesso illegale si costruisce una casa piano piano, e, e quindi questi grandi quartieri che inizialmente erano delle baraccopoli diventano poi quartieri residenziali della grande, eh, della grande Istanbul che conosciamo oggi. La trasformazione della città segue anche la trasformazione della società. Questo venditore di bozza ci accompagna nelle case dei ricchi e nelle case dei poveri, noi attraverso, seguendo il suo peregrinare quotidiano, faticoso sotto questo gioco, con il peso da portarsi dietro, noi entriamo anche nelle case dei più ricchi. Um, ci entriamo anche grazie al fatto che alcune di queste ragazze protagoniste fanno le cameriere e c'è questa società così uh, divisa ancora in, uh, in classi molto ben separate, in mondi che comunicano ma rimangono molto lontani. C'è poi una differenza enorme tra um, il mondo religioso e il mondo laico e questo rappresenta un po' la frattura anche culturale che uh, la Turchia sta tuttora vivendo. Um, il mondo delle donne e il mondo degli uomini, Anch esso sono due, anche questi sono due mondi che difficilmente comunicano. Questo, forse, tra tutti i romanzi di Pamuk è quello più femminile perché queste tre sorelle hanno un ruolo molto importante e si vede tutta la difficoltà dell'essere donna in una società dove la vita delle donne è molto eh, controllata ed è molto pianificata dagli uomini. E quindi è molto interessante dal punto di vista. Uh, storico, sociale, religioso, ci fa capire la Turchia di oggi, le contraddizioni di questa società così sfaccettata e, e complessa per noi e questo suo eterno uh, dissidio tra la sua anima orientale e la sua anima occidentale. Questo emerge sempre nei, nei romanzi di Pamuk e in questo romanzo in particolare. Un titolo particolare, la stranezza che ho nella testa. Questa è un'espressione ehm, ehm, un che usa spesso parlando di sé il nostro protagonista. Viene presa da una, da una poesia di Wordsworth, ehm, dal preludio che dice avevo pensieri malinconici, una stranezza nella mia testa, la sensazione di essere estraneo a quel tempo, a quel luogo. E questo è un po' il sentimento che accompagna Mevlut in tutte le fasi della sua vita. Per cui dice per esempio alla moglie in un viaggio in treno, dice io ho come una stranezza nella testa, qualunque cosa faccia mi sento solo. Questo sentirsi sempre estraneo in fondo alla propria vita perfino, al proprio destino, ma nello stesso tempo con questo atteggiamento quasi fatalista. Per cui alla vita si va incontro con piena accettazione ed è questa la chiave della felicità. Tant'è che il libro si conclude con le parole di Mevlut che dice tra sé e sé: Non ho mai amato nessuno come la mia moglie, la prima moglie, quella sposata per sbaglio, la prima moglie Rahia. E quasi a lasciarci un messaggio veramente di vita che ci invita veramente a, ad andare incontro alla vita e a quello che porta anche alle sorprese, alle stranezze. Che spesso la contraddistinguono. Oggi vorrei presentarvi un romanzo che ho letto poco tempo fa, si intitola Le Notti Bianche di Fedor Dostoevsky. È un romanzo scritto nel 1848, eh, all'età di vent'anni, è un romanzo breve, giovanile, molto piacevole. Eh, questo romanzo è strutturato in quattro capitoli corrispondenti alle quattro notti, appunto, più un capitolo conclusivo intitolato Il mattino. È un romanzo eh, che consiste in una riflessione sull'esistenza e su, diciamo, le disillusioni dell'amore. Eh, partiamo dal titolo. Eh, le notti bianche, che ho qui. Eh, al allude a un fenomeno che si verifica alle latitudini più settentrionali della Russia in un determinato periodo che è quello estivo, dove appunto le ore di buio sono molto poche durante la notte. Eh, il protagonista è un sognatore che vive in un mondo fantastico e che vagabonda per una San Pietroburgo cupa e romantica allo stesso tempo. Eh, questo, questo uomo passa le sue giornate eh, vagabondando appunto per la città fino a quando una notte incontra una ragazza, una diciassettenne eh, di nome Nazenka che lui trova piangente sul bordo di un ponte e alla quale lui si avvicina con un fare molto disponibile timido, eh, iniziano a parlare, si conoscono, fanno amicizia e Nazzenka gli, gli confessa la sua infelicità. Ella, infatti, è prigioniera di una nonna cieca e possessiva che arriva addirittura ad appuntarle eh, il proprio vestito al suo di modo che ella non potesse scappare. E, inoltre, gli confessa anche eh, di essere in attesa del suo amore perduto ovvero un ex coinquilino della nonna che le, le fece la promessa di tornare a seguito di un suo viaggio d'affari a Mosca e di portarla con sé e di sposarsi, eccetera. Eh, ormai però è passato un anno, infatti Nazenka crede che egli l'abbia dimenticata e ecco che nel protagonista eh, inizia a insinuarsi un sogno, un nuovo sogno, ovvero quello eh, di essere amato e contraccambiato dall'amica e quindi di uscire eh, dalla sua routine di solitudine. Ecco che eh, l'ultima sera, la quarta, eh, il protagonista è ormai convinto di aver raggiunto il proprio sogno, di aver realizzato il proprio sogno. Eh, fino a quando ehm, si ripresenta, mantenendo la promessa, l'innamorato di Natsenka. E qui eh, il castello di illusioni crolla e il protagonista è costretto a tornare nel suo mondo di fatto di solitudine e di fantasticherie. È una lettura molto piacevole che mi sento di consigliare a tutti coloro che vorrebbero diciamo, capire, comprendere magari una vicenda che è stata vissuta in prima persona con occhi diversi, quelli del protagonista, e eh, mi sembra anche un buon modo per avvicinarsi a un autore molto più complesso e profondo di quello che è in età giovanile. E vorrei concludere leggendo uno stralcio dell'ultima parte dell'ultimo capitolo. Nazenka chiesi a mezza voce. Chi è Nazenka? È lui, mi rispose in un sussurro, stringendosi ancora di più a me, ancora più tremante. Riuscivo a stento a mantenermi in piedi. Nazenka, Nazenka, sei tu? Si udì una voce dietro di noi. E in quello stesso istante il giovane fece alcuni passi nella nostra direzione. Dio che grido, come trasalì, come si strappò dalle mie mani per volargli incontro. Io stavo fermo. E guardavo come tramortito. Ma lei non aveva quasi nemmeno fatto in tempo a tendergli la mano, quasi non aveva fatto in tempo a lanciargli si tra le braccia che all'improvviso si voltò di nuovo verso di me. Mi volò di nuovo accanto come il vento, come un fulmine. E prima che facessi in tempo a riprendermi, mi afferrò il collo con entrambe le mani e mi baciò con forza, con ardore. Poi, senza dirmi una sola parola, corse di nuovo da lui. Lo prese per mano e lo portò via con sé. Rimasi fermo a lungo, guardandoli. Alla fine entrambi scomparvero alla mia vista. Sabato 9 aprile viene inaugurata presso il Museo della Cattedrale Cronos una nuova mostra presa dalla collezione Zigliani che è una ricchissima fonte dalla quale abbiamo già attinto con le letterine di Natale questo è un po' il secondo estratto da questa grande collezione che è stata donata appunto alla Diocesi, in particolare appunto all'Ufficio dei Beni Culturali ed è San Rocco e gli altri Santi Pellegrini. Come vi dicevo la mostra si svolge nelle sale del Museo della cattedrale ci facciamo spiegare tutto dal direttore dell'ufficio per i beni culturali Manuel Ferrari. Sabato 9 aprile presso il Museo Cronos, qui nelle due sale del, delle mostre temporanee, eh, si inaugura la mostra di Santi Pellegrini tratti dalla raccolta della collezione Zigliani. Una mostra che diciamo, ha due valenze principalmente. Una valenza che eh, richiama, richiama all'attività all eh, eh, e alle opere di misericordia esercitate da questi santi. Persone straordinarie che ad un certo punto della loro vita hanno deciso di mettersi in cammino. Eh, verso le mete più importanti del pellegrinaggio cristiano, quindi verso Roma, verso la Terra Santa, verso Santiago, ma anche verso molte altre mete. Eh, figure che eh, a un certo punto decidono di lasciare tutto, lasciare tutto per eh, una ricerca eh, introspettiva, ma anche per incontrare gli altri, per incontrare gli altri e portare e proclamare eh, l'incontro l'incontro con Cristo. Figure appunto straordinarie che hanno attraversato anche i nostri territori, in modo particolare ricordiamo una sezione speciale proprio dedicata a San Rocco e poi ancora a San Giacomo Maggiore, a San Cristoforo, a tanti altri santi che durante la loro vita appunto attraverso il il camminare, attraverso il appunto, lasciare le proprie terre, le proprie origini, hanno eh, seminato ed evangelizzato le persone che eh, lungo il loro cammino, lungo il loro tragitto hanno incontrato. E poi certamente un, un valore culturale importante, in quanto quella che andiamo a presentare è una raccolta eh, davvero significativa, lo ricordiamo ancora, una, una raccolta che eh, in tanti anni di, di passione eh, è stata assemblata dal sacerdote don Sergio Zigliani, sono oltre 11.000 le immagini, le iconografie santini che fanno parte di questa raccolta e che avevamo già mostrato in una prima mostra nel Palazzo Vescovile due anni fa, legata proprio alle, eh, alle letterine del Natale. Ora la riproponiamo attraverso queste iconografie che vanno dal XVI secolo al XX, proprio un, come dire, un percorso antologico che davvero ci aiuta a capire come l'iconografia di questi santi sia mutata nel tempo, mutata nel tempo accogliendo i vari stili appunto dal barocco al neogotico alle influenze liberti e poi appunto fino a eh, agli anni 50 del, del secolo scorso, eh, capire come questa iconografia nel tempo è, è mutata pur mantenendo evidentemente eh, dei caratteri molto eh, precisi e distintivi di ciascun santo che eh, restano eh, sempre uguali e mutati nel tempo. Eh, questa mostra eh, resterà qui allestita fino al 28 di maggio, lo ricordiamo ancora, l'avevamo già anticipato, eh, entro il, la fine del del mese di maggio eh, il nostro ufficio ha promosso un, un convegno proprio in ordine a questi cammini eh, questi cammini santi questi cammini di pellegrinaggio che hanno toccato la, la diocesi di piacenza bobbio eh, quindi come dire questa mostra eh, proprio eh, ci accompagna eh, fino alla data del, del convegno è visitabile eh, secondo gli orari di apertura del Museo Cronos e è stata accompagnata da un piccolo catalogo edito eh, dal nuovo giornale che verrà distribuito a tutti gli abbonati del nuovo giornale e che sarà poi anche acquistabile all'interno di questo museo. Vediamo ora l'agenda della nostra diocesi. Venerdì 15 aprile, come invecchiare, la forza di resistere e la gioia di arrendersi. Convegno promosso dal settore adulti di Azione Cattolica a partire dalle ore 15 presso il seminario urbano di via Scalabrini. È sempre venerdì, veglia vocazionale presieduta dal nostro vescovo presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio a Piacenza alle ore 21. E sempre venerdì, a Corte Maggiore inizia un percorso di riflessione e meditazione aperto a tutti. Gli incontri si svolgeranno. Eh, presso il convento dei frati nell'ex biblioteca a partire dalle 20.45 eh, si svolgeranno a tema degli argomenti quindi verranno scelti e approfonditi di volta in volta. Il primo è il desiderio e a tenere quindi la prima serata sarà Don Paolo Chiapparoli insieme a Francesco Simonetti. Eh, domenica 17 è la giornata mondiale per le vocazioni, la 53 giornata mondiale ha per tema la Chiesa Madre di Vocazioni. È tutto per questa puntata, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo naturalmente di continuare a consultare il nostro portale, di guardare i video, di vedere le notizie per essere costantemente aggiornati di quello che succede sul nostro territorio, portare avanti magari anche i vostri lavori nei gruppi parrocchiali, vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.